Alessandria. Che si dice? Le stesse cose che si dicono in Toscana, con un accento diverso però. Va bene, allora senti Valeria, è ovvio, parleremo di te, avrò delle foto da farti vedere, parleremo di un po' del tuo passato, ma soprattutto dobbiamo parlare del tuo presente. Oggi è giovedì, domenica scorsa eri a Valencia. L'unica maratona internazionale per i top che si è corsa, hai fatto un post alla fine, il dopogara. Dove vai? Ah, eccoti qua. No, no, Dove è hai che. scritto sostanzialmente. Ah, salutiamo, come si chiama? Non mi ricordo mai. Sì, questa è Lilly, voleva salire, che lei vuole sempre salire, e gli altri sono ai piedi della sedia. Ho un Bene. bestiario qua che. Non è come l'altra volta Ecco, che hai il scusa, formaggio che dicevi? volevano. Non è che hai il formaggio come l'altra volta che lo volevano agguantare, no. No, 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 stavolta sono in camera nello studio di mio marito che c'è un casino tremendo, qua non posso mangiare niente, guarda, solo Sento qualche Mario cavo del se computer. ci sente, È di là sento Mario. che fa i piatti. Bene, si fa così, mi piace questa cosa. Dopo Oh, Valencia, io sono domenica. di qua. E quindi vedo anche Daniele D'Onofrio, saremo con lui fra qualche giorno. Daniele che ha esordito a Valencia, era insieme a te, ovviamente, gara maschile e gara femminile. Grande Dicevo Valeria, a Daniele, sì. fine gara hai fatto un post dove hai scritto tanta testa, tantissimo cuore, zero gambe. Su Valencia, che dici? Esatto. Che dire di questa gara? Mi senti bene? Perché a volte io ti sento a scatti, perdo la connessione. Io ti sento benissimo. Perfetto, io così così. Vabbè, io parlo a ruota. Ciao Daniele, intanto vedo che mi sta salutando. Chissà se ha male le gambe ancora o se è passato. Io ho male una gamba, ne ho usata una sola, sarà per quello che non è andata tanto bene. No, stavo scherzando. No, niente, che cosa è successo domenica? Guarda, sinceramente non lo so. Devo ancora capirlo adesso perché sono partita con tutta l'intenzione del mondo di stare di tenere un passo di 3:32, quindi di cercare di fare il minimo per andare alle Olimpiadi, 2:29:30, solo che già dai primi chilometri le gambe proprio non giravano, non riuscivo a mantenere quel passo con facilità. Ma già il quinto chilometro, già il passaggio del quinto chilometro, io ero un po' affaticata, cioè non era normale questa cosa qua. E infatti mi sono detta: cavolo, sarà lunga, sarà dura oggi fare bene. Però comunque ho cercato di tenere la tabella, così come avevamo deciso con Stefano Baldini, mio allenatore, fino a quanto ho potuto. Infatti ho fatto dei passaggi comunque perfetti ai 10 km, ai 21, alla mezza sono passata in 1:14:17 e l'idea era quella di stare tra 1:14:15 e 1:14:30, per cui perfetto. Poi ho iniziato a perdere un po' di contatto col gruppo con cui stavo correndo, erano appunto delle altre ragazze che anche loro volevano fare il minimo per le Olimpiadi, e intorno cioè, ho iniziato proprio a staccarmi. Al 30esimo ho proprio mollato perché intanto anche se avessi corso in 2:32 non mi interessava perché io volevo andare là per fare il minimo, per cui ho proprio mollato, ho detto cosa faccio? Mi fermo, vado avanti. Poi mi dispiaceva tantissimo fermarmi perché comunque la giornata era stupenda, ero lì e avevo fatto veramente tutto il possibile per essere lì in una delle pochissime gare di questo periodo al mondo proprio, per cui era veramente un peccato ritirarsi, e poi è sempre una grande soddisfazione tagliare quel traguardo, anche se ovviamente non avevo raggiunto l'obiettivo, però almeno una piccola soddisfazione per tagliare il traguardo, di tagliare il traguardo me la sono tolta e ho deciso di continuare come veniva, a un ritmo tranquillo, quindi ho corso 4, poco sotto i 4 km e l'ho finita così, senza più star lì a guardare il tempo, che ormai non mi interessava più. Ecco Senti Valeria, qua. proviamo del record sulla mezza maratona, 5 atleti,
sotto il vecchio record della mezza maratona, che clima si è vissuto? Candide Kibet e Jacob Kiplimo, che poi è anche mezzo italiano, visto che è stato per tantissimi anni al Tuscany Camp di Siena da Giuseppe Giambrone. Che clima si è vissuto con questo gran record del nessun mondo? Nessun clima, perché io ero blindata in stanza. Io ero nel senso che non ho neanche visto, non ci sono stati neanche festeggiamenti, non ci siamo visti tra atleti, perché ognuno era blindato nella propria stanza, per cui io te lo giuro, giusto il tempo di tagliare il traguardo, ci hanno fatto mettere la mascherina e via spediti, per cui io non ho visto festeggiamenti, non ho visto niente di niente, quindi l'ho poi scoperto dopo, cioè i risultati li ho poi ovviamente visti tutti dopo, ma ti dico, non posso dire di aver visto nulla, perché non... appunto non si poteva festeggiare, non ci si poteva neanche vedere, ci incrociavamo, ma non ho neanche visto veramente gli atleti. Allora, adesso facciamo un piccolo ripasso. Mi senti meglio adesso? Sì, per adesso sì. Perfetto. Tu allora, continua a parlare e ti dico che ti sento. Provo a passarti delle foto, ti do 30-40 secondi per ogni foto e mi dici un po' di cosa si tratta e che sensazione hai, che cosa ti ricordi. Ah, questo è praticamente sì, è il mio attestato della partecipazione alle Olimpiadi di Londra. Io ero arrivata ottava, ma in realtà poi una ragazza, mi sembra la quinta, era stata squalificata per doping e quindi sono passata settima. Solo che mi hanno scritto il cognome con le due lettere invertite. Allora questa cosa mi ha fatto veramente ridere, perché è straeno. Già che il cognome me lo sbagliano sempre, straneo, straneo. No, io sono straneo, ma straeno proprio no. E quindi vabbè, è stata una cosa buffa. Dove allora, siamo? Questa è Verona, sì, perché Bravo, è la mezza maratona di Verona, mi sa però nel 2018, no, esatto. 19, l'anno scorso, sì. No, perché adesso mi sembra che ormai l'anno sia finito, guarda. Poi l'ha fatta un paio di volte. Qui siamo un'altra volta alle Olimpiadi, dove? Ah, che bello, Rio con Katrina e Anna, che bello, le Olimpiadi sono le Olimpiadi. E niente, questa era la foto prima di andare, prima di gareggiare proprio, quindi eravamo pronte per correre, prontissime, faceva caldo. Ah, questa è quando ho fatto il 10.000 in pista della Coppa Europa a Pula, in Sardegna, vicino a Cagliari, e faceva caldissimo quella giornata, bello bello. Vabbè, questa è la mia foto preferita, cioè questa è veramente la mia foto del cuore. Ovviamente appena vinto un argento mondiale, inaspettato, e quindi la felicità alle stelle, non ci potevo credere. Agosto 2013, Mosca, giusto? Esatto. Sì, agosto 2013, sì. E questa è una delle maratone, sì, l'anno scorso, sì, è la mia seconda maratona di Valencia, ormai io è il terzo anno che vado in questa bellissima città, la gara merita, veramente andateci perché è bellissima. E anche quest'anno, che comunque era un po' diversa dal solito, perché non c'era tutta la massa, non c'era tutta la gente, però era bellissima lo stesso. Infatti per quello che io ho detto no, non posso ritirarmi, cioè devo andare avanti perché è troppo bella sta gara. E quindi la città anche bellissima, tanti bei ricordi qua. Questi gli europei di Zurigo, che arrivavo seconda nel 2014 davanti alla Christelle Donné, dopo che abbiamo veramente fatto una bagarre per 40 chilometri, è stata una gara durissima proprio per anche il percorso, la durezza del percorso, che aveva un chilometro di salita da fare quattro volte, è stato impegnativo, ma veramente tantissimo impegnativo, e bello, bellissimo.
qua dove sono? New York, no, che cos'è New York Brava, New questo? Da come York. sono vestita? Sì, New York. E mi ricordo che era arrivata terza la Sara Moreira, che c'era anche lei a Valencia, ma non ha fatto anche lei una bella gara, anzi, mi sa che si era ritirata. E comunque sì, era la seconda New York Marathon che facevo. Mi ricordo di aver fatto una gran fatica negli ultimi chilometri, che c'era anche tantissimo vento e avevo veramente patito gli ultimi chilometri. Olimpiadi di Rio, e anche lì non è che fosse tanto fresca. Queste maratone uccidono, dopo un po', mamma mia. E qua Londra. Tra l'altro questa mi sa che è una foto che c'è nella metropolitana di Londra, perché me l'hanno spedita dicendo, tu guarda che cosa ho visto in metropolitana, non so comunque se era in metropolitana o da qualche altra parte, però era una gigantografia delle Olimpiadi e io ero lì davanti. E quindi è simpatica anche questa cosa. Ah, col mitico Giorgio, guarda, è fantastico. Qua eravamo al Golden Gala a Roma e l'avevo incontrato, ovviamente. Mi faccio veramente pochi selfie, ma con alcune persone mi fa veramente piacere. Giorgio era uno di questi. Qua a Valencia dell'anno scorso con i miei figli, purtroppo quest'anno appunto non sono riuscita a venire a causa Covid. Fabio, tu saprai bene adesso che non è così facile raggiungere l'estero in questo periodo, eh? Disastro. Io dovevo veramente tra tamponi e moduli da compilare, guarda un casino. Mi ha stressato più quello che non la gara in sé, perché era tutto così che non si sapeva se sto tampone, se l'esito mi arrivava in tempo. Io dovevo averlo entro 72 ore dall'ingresso in Spagna e quindi cioè, non doveva essere più vecchio di 72 ore il mio tampone, per cui non è stato facile trovare appunto un laboratorio che lo facesse in tempo. Qua siamo quest'anno, fresco fresco, ai campionati italiani dei 10.000 in pista. E a Vittorio Veneto con il mitico Stefano, e è stata veramente una bella giornata perché sono andata veramente forte in quel campionato lì. Ma vedi, quest'anno delle belle gare le ho fatte, ho fatto diverse volte 1 ora e 11 nella mezza e ho fatto un buon 10.000 e in teoria la gara sarebbe dovuta andare bene la maratona, però vedi, non è sempre così matematico. Ci poteva stare, era la mia portata questo 2:29, ma evidentemente o non era giornata o io caput vecchiaia, quindi non lo so. E la vecchiaia aspettiamo ancora, ancora non sei da pensione, te lo dice uno che Ma lavora io non con te. sono vecchia, però. A parte gli scherzi, comunque hai vinto due titoli italiani quest'anno, 10.000 in pista e Sì, esatto, 10.000. è la mezza maratona. Buttali via, nel senso, non è andata così male la stagione. Poi per essere una stagione veramente sfigata questa, per cui sono contenta. Peccato che non c'è stata la ciliegina sulla torta. E vabbè, però vedremo. Andiamo un po' in Ah, vacanza, c'è dai. Marta che mi scrive. Marta che mi scrive, ancora una maratona con me. Grande Marta! Sì, andiamo un po' in vacanza. Qua non ero proprio in vacanza, però ero a Livigno, ero appunto a fare un raduno per potermi preparare al meglio per i campionati mondiali di mezza Gdynia. E ciao Lucy! E niente, qua è il Crap de la Paré, che è uno dei più famosi luoghi dove si fanno queste foto qua, tutte esaltate con. Ah, questa è la miticissima, la Sensini. E anche lei l'avevo incrociata al Golden Gala e mi piace tantissimo, è un'atleta fantastica. Poi ha vinto non so quante Olimpiadi ha vinto? 3 o 4, non lo so. Ha Comunque. vinto 4 medaglie alle Olimpiadi, 4 mondiali Appunto. e 5 campionati europei. Alle Olimpiadi ha vinto una medaglia d'oro, una medaglia d'argento e 2 di bronzo. Lascia stare. No, fantastica, veramente. Poi è una persona solare, molto gentile a modo, bella, bella persona anche lei. Andiamo a conoscere l'unica persona, scherzo, che ti può mettere le mani addosso.
Mauri, il mio mitico fisioterapista. Adesso ne ho altri due di fisioterapisti perché purtroppo Mauri abita un po' lontano, abita circa 3 ore di strada da me a Cles in Trentino, per cui non è così facile vedersi e raggiungersi. Però adesso mi sta trattando anche Andrea Cianciosi e Gabriele Novella, nonché Giorgia Consavella, che è la mia osteopata. Qui un grazie immenso anche a loro che mi hanno supportato e supportato in questi mesi. Veramente il fisioterapista è fondamentale quando si preparano gare comunque come le maratone, qualsiasi tipo di gare, perché io soprattutto andando avanti, no, dai, la carta igienica non me la devi mettere. Vabbè, soprattutto avanti con l'età il fisico ha bisogno proprio di essere, tra virgolette, disincastrato. E qua ovviamente mi prendono tutti in giro perché qui ero in Toscana, in uno dei tanti raduni che avevo fatto sempre con Mauri. E, io tutte le volte che uscivo poi dovevo andare in bagno, per cui mi prendevano già la carta igienica di default. Facciamo che prendiamo tutto il rotolo che non si sa mai. E quindi c'avevo il rotolo. Ah, qua col mio. Oh, no, adesso mi fai piangere perché è morto quest'anno il mio cagnolone. È il Muso, lui è Muso, il mio vecchio cagnolone Golden Retriever. Adesso ne ho altri due perché uno non bastava per colmare la mancanza di lui. E quindi, no, me lo portavo in raduno e mi faceva tanta compagnia. E poi era un cane fantastico e adorava l'acqua e i bastoni. Qui siamo sempre in Toscana, se non ricordo male, giusto? Sì, a Baratti, lì è quello è il golfo di Baratti, cioè molto vicino a Baratti, comunque San Vincenzo, Poggio all'Agnello, quelle zone lì. Poggio Una foto curiosa, all'Agnello, sì. una foto curiosa che arriva adesso. Ah, qua ero all'Expo, oddio, quello che c'è stato a Milano, quanto, 3 o 4 anni 2000, fa. 2015, Expo. Ah, 2015, ma dai, sono già 5, mamma mia che passa il tempo. 2015. E quindi, Sono già cosa hai 5 anni. detto? E che devo dire? Eh sì, sono già 5 anni, vedi, mi sfugge. E niente, qua stavo facendo quei giochi della, com'è che si chiamavano? C'era la Kinder che sponsorizzava il movimento, comunque questi. C'erano una serie di giochi per bambini e non, e io ovviamente ho voluto provare il cavallino. Valeria, prova a Vabbè. rimetterti le cuffie per bene, forse ti hai toccato qualcosa. Sento. Io non ho toccato Ah, niente. vabbè, da casa ditemi se sentite sempre bene. Allora, andiamo avanti. Torniamo in Toscana. Ah, fantastico, qua è stato praticamente l'inizio anno a cos'era? Ma febbraio, prima che ci chiudessero dentro e stavo preparando la mia maratona primaverile con la Giovanna Epis. E è stato un raduno molto produttivo, eravamo tutte e due molto in forma e poi è stato un peccato che ci hanno chiuso. Infatti ti dico, la mia preparazione per la maratona quest'anno è durata quasi un anno, è stata infinita, perché poi appunto ho fatto due preparazioni per questa maratona. Una ovviamente non è andata a buon fine, anzi poi per un mese chiusi in casa a fare alternativo, come tutti del resto, però ovviamente non ha di certo giovato, ma neanche la motivazione, perché poi ovviamente le gare in futuro non si sapevano quali ci potessero essere, per cui uno si preparava, ma il dubbio di non poter gareggiare di nuovo, per cui non è stato facile per niente e niente, quindi mi sono trovata molto bene con Giovanna e qua eravamo nel 2018, se non sbaglio, a St. Moritz con Sara Borgiato e sempre la Giovi e abbiamo fatto appunto un bel raduno Livigno St. Moritz. Ah, questa è vecchia, questa ero con Mauri, me l'ha fatta lui la foto, Maurizio Gorizzi, e uno dei tanti raduni che ho fatto a St. Moritz, che è veramente il mio posto del cuore, prima di qualche campionato, non so se erano prima addirittura dei mondiali o degli europei comunque.
Torniamo in Toscana? In un posto Isola d'Elba. Che piace tanto a tuo marito. Esatto, ma mi piace tanto anche a me perché ho dei bei ricordi. Le prime vacanze che ho fatto con mio marito sono state proprio lì all'Elba e anche questa è stata una gara bellissima. Mi ricordo che avevo avuto dei problemini o prima o dopo, i soliti problemi, i soliti infortuni. Questa quanto, cioè, l'ho fatta nel 2017-18, può essere? Non me lo ricordo. Più o meno giù di lì, o 17, forse 17. E comunque era un periodo brutto che continuava a entrare e uscire dagli infortuni, però ero riuscita comunque a correre bene in quella gara, molto dura e bellissima. E ovviamente era venuta anche la mia famiglia e avevamo fatto anche una piccola vacanza lì, bellissimo veramente, fuori stagione. Una delle foto sul tuo profilo che mi piace di più. Ah sì, questo è in Toscana, me lo deve aver fatto, la foto me l'ha fatta De Marco se non sbaglio. Sì, è la Toscana, sono i prati della Toscana, qua è vicino al Golfo di Baratti, in una delle tante volte che mi sono allenata al Poggio all'Agnello. Ho dei ricordi stupendi. Anche perché stavo tanto in raduno, riuscivo a stare tanto, eravamo spesso io e Mauri, il fisioterapista, appunto, il mitico, e mi seguiva tantissimo e davvero lavoravamo tantissimo, bene, in relax, poi in posti così non puoi non lavorare bene, guarda che bello. Quanto ti mancano gli abbracci oggi? Qui ti vediamo con la francese dopo il traguardo agli europei di Sì. Zurigo 2014, prima e Di, seconda. sì, esatto, di Zurigo, sì. Mancano tanto perché adesso è da mesi di nuovo che non ci si vede. Mi manca tanto la mia amica Emma Quaglia, che purtroppo è pure in un'altra regione, per cui non riesco ad andarla a trovare, perché noi ci troviamo spesso durante l'anno e quindi ci eravamo ripromesse di andare a fare una bella passeggiata a Portofino, Santa Margherita. E vedi che io abbraccio sempre tutti perché è troppo bello. Qua avevamo il tampone negativo tutti e due, anche se eravamo in tempo Covid, per cui ci siamo potuti abbracciare. Questa è bellissima, questa foto mi piace tanto, guarda. È l'arrivo di Gdynia ai mondiali di quest'anno di mezza maratona, dove Giovanna ha fatto il personale finalmente dopo veramente mesi che lo cercava e che sentiva di avercelo. Però sai, vedi, non sempre le gare vanno come devono andare. Questa volta lei è riuscita a farlo, è stata bravissima, è andata bene, per cui era felice è stato troppo bello abbracciarsi perché ci siamo allenate tanto insieme quest'anno e gli anni passati, per cui so quanto ha lavorato, so quello che c'è dietro e quindi è stata una liberazione e una gioia. Vediamo se riconosci questa città. Vabbè, con la cupola così, no, guarda, cos'è? Aspetta, Genova? No, sto scherzando. Eh beh, quelle me le hai mandate tu, mi hai riempito il telefono di foto. Bellissima, bellissima la Toscana. Io mi Qui dove ricordo siamo? ancora Qui dove siamo? l'ecomaratona del Chianti. No, qui c'hai anche No, Corso. non lo so. È È Boldi? al Tuscany? No, È questo quel è Boldi, Tuscany. Viale dei Cipressi. Ma quando è che ho corso al Tuscany o quando ho No, fatto questo è l'ecomaratona? vicino a Poggio all'Agnello. Siamo a Bolgheri. Ma io non lo so dov'è Bolgheri, scusa, tu lo sai perché sei toscano, ma io. Poi scusa Fabio, a me lo dici che io mi perdo dietro casa mia, ma sai che mi sono persa anche a Valencia? Brava, me lo immaginavo. Infatti qui tu Ecco. c'hai corsi insieme a Fauci, non te lo ricordi nemmeno. Andiamo avanti. No, che vergogna, mamma mia, sono un disastro. E questo che cos'è? Mare? Però aspetta, non riesco. Qui siamo a Cala Violina. È uno dei posti più belli Cala della Violina. Toscana, siamo nella zona di Follonica. No, Ah, fidati. ok. Ma io non ci sono lì, no? No, non No, ci una sono lì, volta io non mi vedo. mi sembra Mauro, no, non ci sei te nella foto, ma mi sembra una Mauro una volta ti ha fatto correre quando poi avete fatto dei test vicino in pista a Follonica. Qui invece c'è un invito ufficiale per il prossimo anno, ottobre 2021,
15, 16, 17 di ottobre tornerà, speriamo, l'Ecomaratona del Chianti. Sei già stata con noi nel Chianti, cosa ti ricordi? E come? Il percorso, i pisci che hai mangiato o se no le terme? Beh, guarda, quelle terme sono state veramente una chicca. E poi figurati, la mia famiglia che adora l'acqua calda, le terme, tutto, siamo stati così bene. Ma io mi ricordo con una gioia infinita la passeggiata che abbiamo fatto il giorno prima in tutte le cascine, no? Che ne abbiamo fatto un pezzettino, quindi assaggiare i vini, il giro delle cantine. Scusa Fiaschi, perdono. Esatto, era il giro delle cantine e c'erano anche i miei genitori, che mio padre comunque è un grande stimatore di vino, perché io sono astemia, per cui non è che purtroppo sono un po' ignorante sui vini, però guarda, eravamo stati così bene in famiglia e poi una giornata splendida anche il giorno dopo la gara. E ho un bellissimo ricordo, spero di poterci tornare, guarda. E C'è 15, 16, 17 l'invito ottobre. Ufficiale. Ho il permesso di Bene. Farti l'invito ufficiale, quindi wow, ottobre, qua in il diretta. 2021. Sperando che Fantastico, ovviamente speriamo Valeria. bene, speriamo Speriamo. bene. Andiamo con una Davvero, foto curiosa? speriamo. Andiamo con una foto curiosa? Sì. E poi me le sollevate. Aspetta, rimetto a posto che mi è arrivata una telefonata, sono andato in crisi. Bene, allora Ecco. torniamo a noi, torniamo a questa foto bella e sicuramente importante per te, lo dicevi prima, gli abbracci ci mancano a tutti, periodo un po' particolare. Valeria, che cosa ti auguri e ovviamente ci auguriamo tutti nel 2021? Di ritornare alla normalità, molto banalmente, perché sembra, cioè, alla fine non abbiamo bisogno di tanto, abbiamo bisogno di incontrare gente, i nostri amici, i familiari, di continuare a viaggiare, di continuare a far gare, noi podisti, noi runners ovviamente, e di tornare a una normalità che adesso è stata stravolta. Quindi banalmente ritorno alla normalità. E vabbè, anche questo ovviamente è una cosa importante. Vediamo un po'. Nel 2021 ovviamente per te sarà tutto un anno da programmare a livello sportivo, l'hai detto più di una volta. E poi una frase che mi ha un po' incuriosito. Adesso voglio riposarmi un po' e mangiare, hai detto. Perché in questo periodo sei stato un po' a dieta, dovevi seguire un po' di cose, cosa è successo? Beh, sì, ovviamente prima della maratona, cioè, non puoi mangiare veramente quello che vuoi, nel senso che sto un attimo attenta, nel senso proprio di, ma non per restrizione calorica, è proprio per bilanciare bene i nutrimenti, quindi una porzione giusta di carboidrati, proteine, grassi. E non sempre è facile mangiare bene, perché ovviamente uno magari è di fretta. Per cui questi giorni veramente ho mangiato anche schifo. Cioè cose che di solito non mangio. Vabbè, ovviamente mia suocera mi ha fatto le melanzane alla parmigiana, come ormai consuetudine post maratona, e me ne sono mangiata, cioè, veramente da nausea. Ma no, la nausea delle melanzane alla parmigiana non mi viene mai, però per dire, sono mangiata un piatto di queste cose fritte, anche perché, sai perché anche sto attenta? Perché se mangio male poi non riesco ad allenarmi giorni dopo sto male, perché la benzina è fondamentale per noi che corriamo, perché ciò che butti dentro è importante, perché se no l'allenamento il giorno dopo ne risente. Poi ovviamente pre-gara sto ancora più attenta, perché comunque ho l'intestino che a volte fa un po' i capricci, per cui devo assolutamente evitare la verdura, quindi mangio praticamente solo
carboidrati, cose che non danno fastidio e non stimolano troppo la motilità intestinale, per cui io devo stare attenta e mi pesa anche non mangiare la verdura e la frutta, perché ne mangio sempre un sacco, e per cui è tutto un stare attenti a 360 gradi, stai attento a quello che mangi, a quello che fai, a dormire bene, a tutti gli esercizi prima e dopo l'allenamento, al fisioterapista, cioè fai mesi e mesi così. Dopo un po' non ne vuoi più sentir parlare di niente, quindi adesso anarchia totale almeno questa settimana. Non voglio più vedere esercizi, cose, e cibo sano, no, cibo sano che poi è sempre sano, però a volte, sai, adesso per esempio mia suocera mi ha fatto il pandoro, non so, ne avevo mangiato tanto, ogni tanto, per cui, ma senza problemi, ecco. Senti, ci sarebbero ovviamente tantissime domande, ti rubo ancora qualche minuto. Una domanda Sì, ma però io sono qua. me la sento di fartela. Ci sarà mai una Valeria Strano che farà un'ultramaratona? Non lo so, ma te lo giuro, non so veramente rispondere. Io sono comunque molto affascinata dalle distanze lunghe e soprattutto dai trail, perché la montagna mi piace tantissimo e mi piace correre nella natura senza avere troppo l'assillo di fare tot minuti a chilometro. E un ultramaratona però non lo so, perché è veramente per il fisico non è che faccia poi così bene, fare tipo anche la 100 km. Non lo so, però mai dire mai, perché ci ho pensato ovviamente, ma bisogna stare bene, stare in salute e non ho voglia di spaccarmi per fare appunto una roba del genere, perché di infortuni ne ho avuti veramente tanti, quindi non andiamoci a spaccare. Però ti dico, mai dire mai. Ricordiamo i tuoi tempi, i tuoi due record italiani, 2 ore 23:44 in maratona, 1 ora 7 minuti e 46 secondi sulla mezza maratona, una volta vice campionessa del mondo in maratona nel 2013 a Mosca, una volta seconda campionati europei nel 2014 a Zurigo e due partecipazioni alle Olimpiadi, Londra e Rio de Janeiro. E a questo punto, Valeria, ti chiedo che cosa vorresti dire alle tante persone che in questi giorni ti sono state vicine, ti sono state vicine in questi anni, che cosa ti senti di dire a tutte quelle persone che ti hanno mandato tantissimi messaggi in questi giorni? Beh, grazie, grosso, ma grosso, grosso, grosso gigante, veramente. Perché sia prima della partenza, e sia anche dopo, mi hanno veramente inondato di messaggi, ma cioè io veramente a momenti mi commuovevo. Hanno scritto delle cose, ma così belle, che non me l'aspettavo. Cioè, ho sentito veramente l'affetto della gente e questo davvero mi fa sentire amata, mi fa sentire bene. E quindi voglio ringraziare tutti per le splendide parole che mi hanno detto, sia di incitamento, sia poi, diciamo, di consolazione, anche se in realtà non è che ho bisogno di essere consolata, nel senso che è stata una delusione, certo, non lo nego, però alla fine, capitano le giornate. Primo, secondo, magari io sono arrivata al capolinea, nel senso che ho 44 anni, non neghiamolo, ma l'età conta, nel senso che io questa preparazione l'ho patita tanto, a parte che è stata lunghissima, e poi proprio da un punto di vista del recupero muscolare faccio sempre più fatica, per cui prima o poi deve arrivare quel momento dove uno appende le scarpe al chiodo, cioè nel senso, voglio dire, smette di fare agonismo, perché io non smetterò mai di correre, guarda, ve lo dico qua, giuro, non lo smetterò mai di correre se il fisico regge, mi piace troppo, quindi non sparirò dalla circolazione, su questo sono certa. Quindi grazie veramente di cuore a tutti, ma sto bene, sono serena e si volta pagina. Sono cose che capitano, c'è molto di peggio, quindi una gara andata male è poca cosa. E a chi invece in questo periodo magari si trova un po' in difficoltà, le cose non stanno andando magari come vuole, a parte il Covid, ma anche a livello economico, esercizi
fermi, magari persone in cassa integrazione o tante altre cose. Che cosa ti senti di dire a queste persone? Fabio, cosa mi sento di dire? Coraggio, speriamo che passi presto questo momento perché è veramente difficile per tutti, chi più chi meno. Certo, certe categorie sono state veramente penalizzate pesantemente e speriamo di rimettersi veramente presto, di tornare presto alla normalità e speriamo davvero di riuscire a recuperare tutto questo gap che c'è stato fino adesso. Lavorativamente parlando. Valeria, io non so come ringraziarti a nome di Runners e Benessere, ne Mi hai già approfitto. ringraziato, Fabio, perché se mi hai dato l'invito all'Eco Maratona del Chianti, questo è già, guarda, Ma guarda, abbastanza qua e la devi molto. correre, eh? La devi correre, E certo, io la corro, al mio eh? ritmo, ma Guarda, la corro. facciamo così, venerdì sera Terme. Il sabato il giro delle cantine, la sera facciamo pisci o bistecca, vediamo un po', la domenica ti fai un bel 42 km. Può Andata, andare? te lo dico subito, va bene. Piuttosto la finisco anche in 5 ore, ma va bene. Guarda che c'è Mauro e Federica che ci stanno seguendo, quindi molto probabilmente loro registrano tutto, poi vediamo. Bene, bene, io l'ho detto, io vengo assolutamente, no? E sono le gare che mi piacciono quelle, da prenderle più tranquillamente. E poi c'è i famosi ristori, ricordati che al 35esimo chilometro della maratona del Chianti troviamo bistecche, salsicce, vino, eccetera, eccetera. Quindi insomma, un ristoro, Sì, ma diciamo così, al detto di vita. 35esimo, ma c'è gente che mangia quella roba lì? Ma anche sì. Ma non ci credo, ma cioè, Ma ti poi mando delle arrivano dopo foto, qualche ora. Fabio, ma fanno tranquillamente. Ora non possiamo discuterne adesso, ma ti posso garantire che. qualche foto, qualche, non 25, 2 o 3, ok? Vabbè, tanto ha un telefono grande. Senti, ne approfitto per farti stare ancora con noi un minuto e poi chiudiamo, solo per ricordare ai nostri ospiti che martedì 22 di dicembre avremo proprio Daniele Donofrio, quello che era il ragazzo delle Fiamme Oro che era insieme a te a Valencia, che ha esordito 2 ore e 15, lo intervisteremo, mentre giovedì prossimo, il 17 di dicembre avremo Ioannes Chiappinelli, terzo ai campionati europei nel 2018 a Berlino nella specialità delle siepi. Lo conosci Ioannes? Hai avuto l'occasione qualche Yes. volta? Sì, qualche raduno assieme l'abbiamo anche fatto, poi lo allena Cito, Maurizio, sì, ci conosciamo. E tanto la Stefania Bargiacchi mi dice che vuole vedere il ristoro al 35esimo chilometro. Domani gli mando le foto anche a lei, nessun problema, ti posso garantire che si finiscano cassette di salsicce e di rosticciani, ma vanno a ruba senza problemi. Senti, finisco con martedì 15 che intervisteremo una ragazza che non sta tanto lontano dalle tue parti, è di Cuneo, forse la conosci, forse no, si chiama Elisa Balsamo. È la ragazza più promettente del ciclismo azzurro, 22 anni, già 2 volte campionessa del mondo nelle categorie Juniores, quest'anno vincitrice di una tappa alla Vuelta, al giro a tappe spagnola femminile e soprattutto campionessa europea Under 23 2020. Avremo l'onore con Runners e Benessere di intervistarla e quindi un altro grandissimo personaggio, un'altra grandissima atleta piemontese che avremo con noi. Io, Valeria, chiuderei con una cosa che non ho mai fatto in vita mia, ma mi verrebbe da dire agli amici collegati con noi di farti veramente un grande applauso per tutto quello che ha fatto per noi, per te in questi anni, in questi periodi. Grazie davvero Valeria di cuore da tutti noi perché sei stata meravigliosa, sempre disponibile, sempre con il sorriso in ogni momento e soprattutto con tutte le persone che tu ricordavi prima che ti hanno mandato grandissimi messaggi. Mi verrebbe da dire chi semina raccoglie anche sul lato umano. Grazie Giusto? Fabio, grazie a tutti, assolutamente. Grazie a te, con Runners e Benessere ci risentiamo le prossime sere a partire da martedì prossimo con Elisa Balsamo, la ragazza più promettente del ciclismo azzurro. Ti ringraziamo Valeria, alla prossima, saluto a tutti, buonanotte a tutti voi e a chi ci Grazie. segue in replica su
Facebook, grazie a Valeria Stanio, grazie a Runners Benessere, grazie a tutti voi per averci seguiti. Ciao Valeria! Ciao!